l'iniziativa Community Library, la Regione Puglia ha dato un segnale molto forte di attenzione al mondo delle biblioteche e della lettura, sostenendone gli investimenti e l'innovazione all'interno della strategia Smart In, sostegno, memoria, arti, resilienza, territorio e ingegno, articolata in 25 macro aree. Un forte investimento sul sistema regionale della cultura e della lettura per un accesso ampliato e innovativo alle fonti culturali e dai libri, per la coesione sociale e culturale, per l'inclusione e la crescita del capitale umano. La Community Library è un modello evoluto di biblioteca per accrescere i livelli di lettura, formazione e consapevolezza dei cittadini, innalzare il benessere e la qualità della vita delle comunità pugliesi. Il fine è l'infrastrutturazione culturale dell'intero territorio della Puglia attraverso una rete diffusa, capillare e integrata di biblioteche di comunità, veri presidi sociali e culturali del territorio, per aggregare le persone, promuovere l'innovazione sociale, diffondere conoscenza, apprendimento e cultura. L'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti di riqualificazione, innovazione e ampliamento dell'offerta di servizi delle biblioteche della Puglia era rivolto a enti locali, istituzioni scolastiche, università, proprietarie di istituti e luoghi di cultura, anche attraverso la partecipazione di soggetti gestori, pubblici e privati, senza scopo di lucro. I progetti dovevano prevedere il miglioramento della fruibilità degli spazi per la lettura e la fruizione culturale, anche attraverso il recupero e il restauro di immobili, nonché l'acquisizione di strumenti e attrezzature innovative. Determinante era lo sviluppo di contenuti originali, attraverso la realizzazione, ad esempio, di forme di sceneggiatura disegnata, esperienze ludiche applicate alla cultura, scambio di libri, storie narrate. La procedura è stata contenuta in soli 6 mesi, comprensivi anche di un'intensa attività di condivisione a livello territoriale, ben 14 incontri cui hanno partecipato 650 persone appartenenti a istituzioni locali, MIBAC e soprintendenze, uffici scolastici, università, associazioni e partner socio-economici. Le domande presentate a fronte dell'avviso sono state 162, ben il 64% dei comuni pugliesi ha partecipato al bando. Di queste 135 sono ammissibili, numero consistente se rapportato alle 721 biblioteche presenti secondo l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche in Puglia. Sono state finanziate 111 istanze per un totale di 120 milioni di euro. I progetti già cantierabili, cioè con un livello di progettazione di servizi o di lavori, costituiscono il 40% di quelli ammissibili. Il 40% delle proposte ha individuato il soggetto gestore, il 50% sono condivisi dal territorio, cittadini, altri enti e attori locali. Community Library sta contribuendo a generare partecipazione e adesione della comunità pugliese. I progetti sono in generale molto promettenti rispetto ai risultati attesi. Nel 2019 si prevede di inaugurare 9 biblioteche di comunità. Gli effetti socio-economici indotti da un rilancio dell'attività delle biblioteche della lettura non vanno sottovalutati, soprattutto a livello territoriale. Essi derivano da attività come la gestione di eventi e servizi complementari, la realizzazione di corsi di formazione, laboratori per bambini di altre fasce di età, mostre ed esposizioni temporanee, concerti, conferenze, sviluppo di servizi online, sostegno alla filiera della produzione editoriale. Siamo. Sono stati erogati 18 milioni di euro a 40 comuni che hanno avviato le procedure di gara. La cooperazione istituzionale tra Regione Puglia e beneficiari ha preso le forme di un forte supporto tecnico amministrativo fornito dalla Regione e di un monitoraggio sistematico e continuativo. Le criticità di esecuzione riguardano soprattutto 4 ambiti: il rilascio di pareri, l'adozione della determina a contrarre da parte dei beneficiari, la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'avvio delle attività. In generale, i dati sulle difficoltà di esecuzione confermano ancora una volta l'esigenza di una crescita di efficienza della platea dei beneficiari, che nelle politiche sui beni culturali pugliesi sono necessariamente numerosi,
diffusi sul territorio e spesso di ridotta dimensione amministrativa. La sezione valorizzazione territoriale conduce sistematicamente azioni mirate di informazione e accompagnamento dei beneficiari anche in fase di attuazione, oltre che durante la preparazione di progetti, per evitare rischi di revoche, perdita di risorse comunitarie e mancata attivazione di servizi culturali sul territorio. Consistente dei progetti presentati è destinato ad attività di fruizione e quindi alla produzione di nuovi servizi. Questo darà opportunità rilevanti allo sviluppo e all'innovazione del sistema delle imprese creative e culturali in Puglia. Tutti i servizi attivati sono destinati a bambini e ragazzi, con focus specifici sull'inclusione sociale. I progetti permetteranno di ampliare l'utenza dal punto di vista anagrafico e sociale, raggiungendo fasce di utenti di specifica rilevanza sociale. Una consistente parte degli interventi è destinata all'acquisto di libri. Oltre che generare naturalmente effetti attesi di aumento dei lettori, questo stimolerà i livelli di attività della filiera della produzione libraria. Nel quadro di questa governance rafforzata del sistema bibliotecario vanno ricordate due misure importanti che la Regione Puglia sta perseguendo, misure che hanno riflessi anche sul sistema bibliotecario. Il progetto Carta Attiva, che sviluppa ed integra la Carta dei Beni Culturali della Puglia, e l'adesione dei musei e dei luoghi culturali pugliesi al sistema museale nazionale. Siamo solo alla metà del guado. La sfida di Community Library sarà vinta solo assicurando che le strutture bibliotecarie funzionino secondo principi di creatività, innovatività, competenza del personale e sostenibilità dal punto di vista finanziario e gestionale. E soprattutto a livello locale, anche se in un quadro di governance rafforzata del sistema bibliotecario, che si determinerà l'effettività e l'intensità dei risultati attesi di crescita e coesione culturale. Un saluto a Mantova e ad Art Lab 2018 dalla sede del Polo Bibliomuseale della provincia di Foggia. Questa è la Biblioteca Magna Capitana della città di Foggia e della provincia di Foggia. Vi aspettiamo in qualunque momento.